Iban forte via sacra, sicut meus es mos, nescio quid medidas nugarum, totus in illis. Accurit quidam notus mi nomine tantum, a reptaque manu. Una classe impegnata nella riproposizione in video della nota satira di Orazio. È l'attuale quinta D del liceo scientifico Rosetti di San Benedetto, che nel maggio e giugno 2022 ha registrato un vero e proprio film recitato in latino e tratto dall'opera Garrulus il seccatore, al Paese Alto e al Palazzo Piacentini di San Benedetto. Sono ragazzi che spaziano dai linguaggi artistici a quelli digitali, a quelli letterari, e questa occasione, la satira di Orazio, ha dato loro l'opportunità di confrontarsi con un'opera, di valorizzare la lingua latina, perché hanno recitato in latino, in un contesto del territorio che è quello del Paese Alto. Questo per rinnovare una collaborazione che abbiamo ormai pluriennale con l'archivio storico. Sono ragazzi eccezionali, si sono appassionati a questa vicenda che io ho spiegato loro e hanno cominciato a girare in modo totalmente autonomo nel vecchio incasato di San Benedetto e anche nell'archivio storico comunale. Molto soddisfatti dell'esperienza gli studenti, che hanno composto un vero e proprio staff cinematografico. Ascoltiamo ad esempio il parere di regista e aiuto regista. Beh, è stato un processo creativo molto interessante che ha unito appunto tutti noi, tutta la classe, ed è stata appunto una splendida esperienza che ci ha offerto la scuola anche per imparare concretamente i concetti scritti da Orazio. Beh, diciamo la cosa più complicata è stato senz'altro l'uso della lingua latina nel parlato e la coordinazione di tutti gli attori nel Paese Alto. Il mio compito è stato quello di far parte della regia e principalmente diciamo di aiutare gli attori per quanto riguardava l'espressione, i toni, soprattutto le espressioni facciali e anche il fatto di ricercare l'ambiente. Meno male abbiamo trovato un ambiente piuttosto antico all'interno, girando le scene nella parte antica di San Benedetto del Tronto, e dunque era anche l'attenzione di non centrare macchine o comunque elementi moderni. Cosa vi ha lasciato questa esperienza? Cosa vi lascia per il futuro? Sicuramente una cultura di ciò che era il mondo antico, la lingua classica, ma soprattutto un ricordo del liceo, che non è un'esperienza che tutti quanti hanno la possibilità di avere, di fare. Da parte loro, anche gli attori impegnati nella satira di Orazio manifestano il loro apprezzamento per questa esperienza, e c'è da aggiungere che molti degli studenti coinvolti potrebbero in futuro proseguire con gli studi proprio nel settore cinematografico. È stato un progetto molto bello che ci ha offerto la scuola, ci siamo divertiti, è accaduto anche in un periodo abbastanza bello, anche e soprattutto per il clima. Siamo arrivati nell'ambiente del centro storico di San Benedetto e questo ci ha fatto anche molto piacere. Per quanto riguarda la scelta, la tua scelta di narratore, è dovuta al fatto che comunque sei portato, ti piace diciamo raccontare e scrivere, oppure è stato un caso? No, è stata una scelta presa insieme alla mia classe, anche perché spesso e volentieri sono quello che si mette a parlare con la classe, anche leggendo qualche brano proposto dai professori. Beh, è stata una fantastica esperienza che ci ha permesso diciamo di calarci nei panni della Roma antica, quindi del 37 avanti Cristo, ci ha permesso di conoscere le usanze, i costumi, come appunto si viveva effettivamente in quell'epoca. Beh, è difficile sicuramente imparare tutto il copione a memoria proprio in latino, una lingua che diciamo non è comune ai nostri giorni. Come è arrivata la scelta di Orazio su di te? Beh, allora ne abbiamo discusso molto in classe proprio sulla scelta di Orazio, poi a me piaceva molto diciamo recitare e questa parte diciamo è stata una decisione comune di tutta la classe. Gli schiavi erano un po' alla base dell'economia romana, infatti sono sempre presenti, diciamo che in questo caso Orazio, essendo un letterato, poteva permettersi appunto un servo che lo accompagnasse nelle sue passeggiate. Infatti la satira tratta appunto di questa passeggiata che fa Orazio. Io facevo la Sabina, che è un po' la strega del tempo, perché anche all'epoca dei romani comunque c'era sempre questo amore per l'occulto, questi riti un po'
magici che appunto venivano fatti magari sulle carcasse degli animali, anche sui corpi appunto degli uomini, e si tratta appunto di un flashback nel quale Orazio ricorda quando era bambino e appunto si era fatto predire il futuro da questa strega che appunto gli dice: sarai una persona molto importante, molto famosa, ma tieniti alla larga dai chiacchieroni, dai seccatori. Come ruolo di seccatore cosa dovevi fare? Allora, io interpreto quel personaggio assillante che segue Orazio a scopo di ottenere raccomandazioni, quindi quel personaggio un po' fastidioso che ronza sempre intorno cercando appunto di mettere una buona parola su se stesso a scopo che Orazio ne parli ai suoi amici importanti, per esempio Mecenate.